Nell'episodio precedente. Ma che bravo, sono il mago dei puzzle. Sono il più bravo. Dove ho trovato un altro streamer che vi completa i puzzle così velocemente? Mi sono bloccato. Due tipi muscolosi che stanno fianco a fianco. Beh, qual è il problema? Oh, you. Sto cercando il potere necessario per creare un nuovo mondo. Un mondo senza conflitti inutili. Ecco perché distruggerò questo con un altrettanto inutile conflitto. Se scopri con qualche potere derivante dalle leggende di Sinnoh, fammi sapere. Frate, facciamo che non ti avviso e stiamo contenti così, vero? La senti? È la triste melodia della sconfitta. Oh no. È Despacito. Se non ricordo male, è tra Rupepoli e Pratopoli. Vacca merda! Hola e benvenuti all'episodio conclusivo di Pokémon Perla Splendente. Gioco che ho battuto, non dico a caso, ma quasi. Perché sono un incapace, io non conosco il competitivo. E mi hanno reso la Lega Competitive aiuto. Anzitutto vi ricordo che questo video è stato registrato in live sul mio canale Twitch, dove potete trovarmi live tutti i giorni tranne la domenica. Link in descrizione nel commento pinnato in alto, ma vi devo ricordare anche un'altra cosa. Ossia che sto giocando questi remake di Diamante e Perla con delle regole particolari. Numero 1, le catture sono limitate e potrò utilizzare soltanto il primo Pokémon di ciascun percorso. Numero 2, gli strumenti sono vietati durante le battaglie. E numero 3, le battaglie si fanno in set mode. Qualora foste interessati a vedere tutto il gameplay di Perla senza tagli, lo potrete trovare sul mio secondo canale, Tearless Live. E ora torniamo a Sinnoh. Ma quanto è pepego... Ma perché è così lucido? Sono tutti opachi, ma lui no. Seeking è lucido. Perché sei lucido, Seeking? Grande Rodolfo che sa guarda... Vi ricordo che Rodolfo, cioè Bibarel, ha l'abilità disinvolto o disinvoltura. E quindi vuol dire che Danza Spada gli porta l'attacco a più 2. Ok, dunque, giunti a Nevepoli... Potremmo provare ad affrontare la palestra di Bianca, fare Bianca e poi andare a aprire il culo a quei bastardi del Team Galassia. Palle di neve! Se c'è una cosa che io odio, sono i puzzle. Mi fanno sentire uno stupido. Soprattutto quelli di questo tipo. Quindi ci sarò da bestemmiare un pochettino. Ma se è una palestra ghiaccio mi parti con Floatzel, beh, perché le mosse ghiaccio. Ma la Lega è davvero così bastarda? Cioè, so che hanno... Che hanno migliorato nettamente tantissimi aspetti, eh. Però minchia, cioè, sì. Andiamo bene. Siamo qua in sta palestra da... Ormai 5-6 allenatori, non ho visto un Pokémon ghiaccio. Sono tutti Pokémon di altri typing, ma non il ghiaccio. Tra l'altro cose che resistono al ghiaccio, o addirittura sono super efficaci sul ghiaccio. Non ha il minimo senso. Forse ora ho finito. E vai cazzo, sì. Ce l'ho fatta a farcela. Ho finalmente completato un puzzle per bambini. D'altronde è Peggy 7, eh. Io non ho 7 anni, quindi ci sta che faccia fatica. Vuoi sfidarmi? Perfetto, stavo aspettando qualcuno di abile, sai? Ma ti avverto, sono forte, perché so come concentrarmi. Bianca Capopalestra è qui. Io mi ricordo soltanto la sua Bomasnow. Non ricordo nient'altro. E ora guardate cosa facciamo. 3, 2, 1. Esplosione. Cazzo! L'ha schivata! Teresa l'ha schivata. Signori, che cazzo di eroe, figa. Che cazzo di eroina. Tira giù il me, diciamo, con esplosione. Doubt this. E in entrambi i casi, ciò che è stato dato è la morte. La dolce e calda morte. Calcio in volo al massimo contropiede al prossimo tiro, se dovessimo resistere. Così lo shottiamo sicuro. E invece va immediatamente giù. E anche Bianca, signori, è caduta. Peccato per l'overleveling, però non è... Non sono cose che controllo io. Ora possiamo usare Scalaroccia e tieni anche queste. Polli. Ah, ora posso farmi tutto quanto un set di coperte all'S lunga. Che bello, cazzo. Accidenti a te al Team Galassia. Come? È già finito? Eiaculazione precoce Pog. Credi davvero di poter salvare il Pokémon del lago? E magari anche di diventare campione... Informazioni nuove e importanti sulla lore Pokémon. Ci conosciamo, vero? Dai Vopoli, se non sbaglio. E non perdere tempo a venire dal nostro covo di Rupepoli. Odio quando i nemici ti dicono esattamente cosa fare. Era tutto prenotato, ma sono riuscito a trovare posto anche per noi. Finalmente siamo soltanto noi due. Sempre che tu te ne vada, ovviamente. Questi due stavano trombando di... O meglio, volevano trombare di brutto e li ho bloccati. Quindi passerò il tempo qua dentro a giocare a testa o croce. Ma è truccata. Nelle ultime ore ho riflettuto riguardo la mia squadra su Pokémon Perla Splendente
E alla fine ho preso una decisione che potrebbe essere svantaggiosa per me, ma devo farlo, perché non mi sento in pace con me stesso se non lo faccio. Quindi è con immenso dispiacere che vado a riporre Sergio nel PC per riprendermi Torquato. Mi dispiace, ma ormai Torquato si era fatto tantissima strada con noi, non voglio abbandonarlo alla fine. Torquato rientra in squadra e questi qua saranno i sei che ci accompagneranno fino alla fine. Pibarel, Crobat, Carlo, Torterra, Golem e Cricketune. Ehi, sei tu! Scommetto che non ti ricordi di me, ma io mi ricordo e come di te. A causa tua mi hanno rubato Clefairy. Il mio socio ha smesso di lavorare ed è tornato nella casa in cui è cresciuto. Io non so niente di questa chiave del magazzino. Non ho capito, ti stai licenziando, Fra. Non puoi farlo sul posto, devi dare 2 settimane di preavviso. E ora possiamo entrare. E vai con i teleporter, cazzo! La mia frate? Ah, vaffanculo, è vero, ecco dov'era, non me lo ricordavo più. Ok, Google del PC portatile del Team Galassia. Cerca Lopanni X Zarina Rule 34. Le porte chiuse si possono aprire solo con una chiave speciale. Se fossi solito personaggio un po' svampito, mi lascerei sfuggire dove è nascosta, ma davvero non so dove sia. Ah, yes, quarta parete Pog. Non ti lascerò interrompere le nostre ricerche per il Team Galassia. Frate, stavi guardando la TV, non mi mentire. Sei il classico, sai dove dovresti lavorare tu? A Poste Italiane. Sei lì a non fare un cazzo e dici che stai lavorando. Dai, Darius scienziato. Domani chiamo la sede locale di Bologna e ti faccio assumere. E comunque, se posso dare un'altra opinione assolutamente corretta, l'ananas sulla pizza ci sta benissimo. Cioè, datemi una ragione per cui l'ananas non dovrebbe starci bene. E non ditemi che è dolce, perché anche il pomodoro è dolce. Ci sta che non vi piaccia, così come a me non piacciono tante cose. A me non piacciono i cavolfiori, per intenderci. Non piacciono le rape. Ovvio che se fai ananas, jalapenos e pasta al sugo sulla pizza, magari non ci sta tanto. È quello che dicevo io, è dolce e acido come i pomodori. Quindi a rigor di logica ci sta, è un po' più intensa la dolcezza. Uno l'assaggia e dice, meh, non è un gusto che fa per me. E lì ci sto. Ma se la guardate da un punto di vista di pura logica, non è sbagliata. Siamo arrivati? Ce l'abbiamo fatta? Oh yes! Uè, Ciruzzo! Come stai? Bello. So perché sei qui. Lo sento. Si tratta di Uxi, Mesprit e Azelf, vero? Dove davvero salvarli, allora accomodati. Non me, non importa un cazzo di niente. La pietà e la compassione sono frutto di un animo debole. Sono sentimenti inutili come quello che ti ha spinta fin qui. Ti farò pentire di questo tuo slancio di bontà. Ma scusami, non hai detto che erano cazzi miei e potevo fare quello che volevo? Ma che se... Ciro! Non hai il minimo senso come personaggio. Ma Rodolfo, ma facciamo questo tattico sweep alla squadraccia di merda di Ciro? 2 su 2 con botti in testa. Ma raga, disinvoltura è davvero OP come cazzo di abilità. Vabbè, Ciro, sei stato proprio un grandissimo ostacolo comunque. Grazie mille per la perdita di tempo. Porca puttana. Come tutte le illusioni, anche questa è destinata a scomparire col tempo, finché la morte non li cancellerà per sempre. Fra, che deep! Ecco perché ho abbandonato tutti i sentimenti inutili e patetici. Ecco perché sono diventato il top psicopatico. Oh, dove cazzo è Emily Prentice? Dubito che potrei mai capire la mia posizione. Detto questo, riconosco la tua forza e il tuo coraggio nell'arrivare fin qui. Ecco la tua ricompensa. Grazie. Non è un po' un controsenso? Cioè, il fatto che tu riconosca la mia forza e mi voglia premiare dandomi una Master Ball, un oggetto così importante, questo è letteralmente uno di quei sentimenti inutili e superati di cui parlavi poco fa. Sei un pochettino... La Master Ball è la Pokémon suprema. Cattura ogni Pokémon selvatico senza mai fallire. Ecco perché te la consegnerò letteralmente 10 minuti prima che tu possa arrivare a fermarmi sulla cima del Monte Corona. Premi il pulsante su questa macchina per liberarli. No, me ne vado, ciao. Ma scusami, Saturno! Non pensavo mi obbligassi a farlo. Madonna, oh. Che cacacazzi, che siete mai detto qualcuno? Piccola ricarica di repellenti e poi andiamo al Monte Corona. Sposta, Bibarel, spingi! Permesso! Per me... Ma come può... Ma... Dove cazzo mi ero incastrato? Più di Alga o Palkia? Allora, c'è da dire che obiettivamente di Alga sia... il migliore tra i due. Dialga ha un typing migliore ed è più carino come design. Palkia sta lì un po' tutto impepeghito. È tipo un gigantesco pollo. Palkia. Polkia. Tearless Raptor. Lasciate like a questo video, iscrivetevi al canale e venite su Twitch a fare la sub. Per battute come questa e altre di gran lunga peggiori, direi che siamo fuori a giudicare dalla luce che sta... irrorando i nostri schermi. Eccoci qua sulla vetta lancia. Spalancherò un portale su un'altra dimensione.
Ti ordino di scatenare la tua forza per me. Palkia, mitico Pokémon padrone dello spazio e delle dimensioni. Ho voglia di vedere Palkia in questo scenario chibi. Ho paura che possa essere la più grande pepegottata del secolo. Ho paurissima. No, dai, invece ci sta. Quando non ci sarà più nulla, non esisteranno più nemmeno conflitti. Grazie al cazzo, coglione. Sì, è letteralmente uno screensaver uscito da Windows XP. Madonna. Proprio lui. Dimmi, che succede? Palkia sta per fare un casino, vero? Sublime. Bellissimo. La creazione di una nuova galassia. Il mio nuovo mondo. Ah, ma quindi ce l'ha il naso, oh cazzo. E ora, grazie alla magia della fluttuamentazione, riusciranno a rompere la rosso catena che aveva appena imprigionato il Palkia, rendendolo così libero di andare ovunque cazzo gli pare. Ciao, Mesprit. Dimmi. Ora appare il dialogo. Mesprit, grazie, fra. Catturerò di nuovo quei tre Pokémon e forgerò un'altra catena rossa, ma prima ti annienterò. Sai che non sei credibile, visto così tutto quanto cibi, carino e coccoloso? Non trasmetti paura. Trasmetti dolcezza e patatosità. Come quando la tua ragazza si arrabbia e tu devi fare finta di... No, aspetta, io di Claudio c'ho paura davvero. Però, di base, è lo stesso concetto. Vai, Roddy usa danza spada un paio di volte e poi gli facciamo fuori tutto il team con Rodolfo. Vai, botti in testa. O l'attacco A per 4 o A per 3, forse A per 3. Minchia. Oh, Rodolfo, se continua così voglio soltanto te in campo contro Camilla, te lo dico. Cura? Ah, rapidi artigli. Ma è confuso. Guarda che scolpisce da solo. Sapete qual è la cosa brutta? È che ho accumulato tutta quanta la dose di fortuna mo. Quindi alla Lega sarà un po' complicato. Il mio karma è stato bruciato tutto quanto in questa fight. Sembra che Palkia stia aspettando te, Guadalupe. Sembra che voglia sfidarti. La battaglia col leggendario ha inizio. È apparso sì, da mo ormai, zi. Prima che sia troppo tardi. Prima di dover ricominciare, ho bisogno del vostro aiuto. Preghiamo agli dei del random number generator dell'RNG affinché Palkia possa farsi catturare dalla nostra prossima ball. Oh! Con la cazzo di Pokéball. E vai, cazzo, e vai con la Pokéball. Sicuramente è meglio che averlo nella Ultra Ball o nella Mega Ball. Vedo che molti propongono Paolo, Paolino, Paola. Ricordiamoci che, essendo un leggendario, non ha gender, quindi... è Paolp. Vai ad Arenipoli per controllare la situazione, il che vuol dire... Bro, devi andare avanti con la storia. Sfidata del caporesto di questa città, ha decisamente perso il suo entusiasmo perché ultimamente ci sono stati pochi sfidanti che volesse la pena affrontare. Si annoia così tanto che passa il tempo a ristrutturare la palestra. Poi c'è stato il blackout, che di certo non ha aiutato a salire su di morale. Sai che voglio arrivare con questo discorso, vero? Pompino, lampo e via? Tanto è anche di tipo elettro, quindi lampo... No, ok. Ora più che mai fremo dalla voglia di fare delle lotte emozionanti. In qualità di miglior capopalestra della regione di Sinnoh, darò libero sfogo alla mia potenza. Bella, corra. Cazzo stava guardando? Wow. La Lega Pokémon. Ho l'impressione che abbia intuito subito che sei una tipa tosta. Scommetto che non vedo l'ora di affrontarti. Allora togliti dal cazzo, Vulcano. Anna Maria Pokébeam. Non è vero, Anna Maria è un nome che hanno soltanto le persone che hanno più di 35 anni. Se vi chiamate Anna Maria e avete meno di 35 anni, beh, ho una brutta notizia per voi. Non esistete in realtà. Ah, dite che basta far così? Ah, vaffanculo. Ok, scusatemi, sono un pepegotto e non ci arrivo a ste cose. Devo curarmi il Pokémon? Sì, devo curarmi Teresa. No, ma sapete una cosa? Voglio iniziare con Vincenzino sta battaglia. Ah, io sono Corrado, il capo palestra, e sono iper depre. Ecco perché ho appena scaricato tutta quanta la discopre... Ecco perché ho appena... Vaffanculo, ok? Ormai la gag è rovinata. Vai a cagare, bastardo. Vincenzino si è voltato e ha fatto un... Il suo Raichu ha surf, bastardo. Vabbè, peccato che l'abbia evitato. Sì, posso dire che è un po' lame. Più che altro in vista del... della Lega Pokémon, cioè ho fatto delle battaglie in cui schivavo, resistevo, facevo brutti colpi. Cioè se mi si inanella una serie di situazioni simili contro Camilla, cioè è un po' lame. Codacciaio mi fa male, ma Teresa è una cazzo di tank, la regge. Mi abbatte l'Axray e signori, siamo ufficialmente al completo. Abbiamo tutte e 8 le medaglie, ci rimangono soltanto
la via vittoria e la Lega Pokémon. Va che squadra, guardali che belli quei sei. Questa città mi fa sentire a mio agio in un certo senso. Beh, è uguale a casa tua. Oh, ma è la medaglia di questa città, devi essere davvero forte. Per favore, prendi anche queste. Sembra quasi intimorita. Stai nascondendo il ferro dentro quella borsa per caso? Ha detto mi dispiace ma sono in costume da bagno. Ma Silvana, ma mi scusi, ma lei si rende conto che è nel bel mezzo del mare? Come cazzo voleva stare vestita? Cioè si sta scusando perché sta indossando il costume da bagno e invece preferirebbe non averlo? Oppure perché si terrebbe più opportuno un altro tipo di outfit? No, perché in tal caso lei è una grandissima cogliona. Siamo arrivati, taglie, Bibarelusa cascata, risalimi tutta quanta la collina. In che modo? Non è assolutamente realistico il fatto che tu l'abbia risalita in quella maniera. No, qua non si può passare. Allora, se sposto questa in basso... Ah, sì, è vero. Non avevo pensato al fatto di poterla rispostare in su. Tearless Raptor, 0 IQ player. Che succede? So di pera. Piace... Guarda che grassona che si lecca la mia mano perché ho mangiato la pera ed è piena di... Tutti quanti i sughetti della... Mamma mia. Ma Brenda non può essere formosa. Taiwan sta da tutt'altra parte nel mondo. E poi come potrei tenere un'intera isola con milioni di persone in una singola casa? Ah, che bella la Sagrada Famiglia. Me la ricordavo proprio così, cazzo. Sfidiamo senza nome. E poi per le meme la tento. E lui parte con Staraptor. Aia. Carlo, non vedo l'ora di scoprire la mia fantastica strategia. Guarda che te la faccio vedere. Oppala! Switch a Pokémon e metti in campo Golem. Ti è piaciuta? No, credetemi che mi va bene così come sfida. Non ho bisogno di ulteriori cose. Cazzo, no, prendono poco danno per i Pokémon di Barry, eh? Oh, ragazzi, ero overlivellato per tutto, ma sono underlivellato. Com'è possibile? Com'è successo? Ouchies. Mamma mia, Ugo, che tank cazzo che sei. L'erba sparisce. No, fra. Te che se l'è finita tutta qua, eh? Voglio i nomi. Non l'hanno neanche condivisa. Sotterra, che cazzo di danno hai fatto? Immagino di non essere pronto per la Lega Pokémon se perdo contro di te. Accidenti, ma stai in guardia. Diventerò più forte e vincerò una sfida dietro l'altra alla Lega. Vedrai, diventerò il campione e sarò il più forte. Sì, contaci. Allenatrice, complimenti. Hai davvero ottenuto tutte le medaglie di Sinnoh. Continua a farti vedere come hai fatto finora e conquista la gloria. Ma l'ippopotamo di Madagascar? Ciao, ti do il benvenuto alla Lega Pokémon. Io sono Aaron di Super 4. Felice di vederti. Vuoi sapere perché accetto le sfide degli allenatori che si presentano qui? È perché voglio diventare perfetto. Va bene, ciao Dustox. Appena cade la schermoluce rimetto in campo Crobat. Bravo Ugo che si prende la breccia. Ah, la Flame Orb. What the fuck? Sono bastardi i Pokémon dei vari Super 4, eh? Beautifly. Se lo schermoluce è caduto, mi sembra di sì. Potremmo tirarlo giù anche lui in due colpi. Invece ne basta uno. Giustamente. Mancava Vespiquen come ace. Tecnicamente, no? Non è un altro, ma... Davvero? Comando scudo, cos'è che fa? Me lo son perso. La difesa aumenta. Ok, adesso faccio nube. Acrobatics non mi farà un granché. Aia! Ritiro tutto sul non mi farà un granché. Ok, è ora di velo incrocio. Dovremmo buttarglielo giù, Vespiquen. Ciaone Vespiquen, gli manca l'ultimo. Chi cazzo è l'ultimo? Drapion... Cazzo è Drapion, un buio veleno? Vai di calci in volo. È più veloce lui. Potevo fare contrattacco, sarebbe finita sicuro. Così rischio di missare. Invece non misso. Ciao, ne Drapion. E Aaron è andato. Bene. Riconosco la mia sconfitta, ma penso di esserti riuscito a far capirti che la grandezza dei... Non so parlare. Ho perso con i Pokémon con le otto ero più belli e più forti. Drapion è discutibile sulla bellezza, ma va bene. E poi andiamo a iperpottare tutti quanti. Carlo, e cazzo, c'è ancora un po' di... Vabbè, dai, becca di salta iperpozione. Tanto non partirei per primo. Perché qua faccio partire Rodolfo. Ah, però parte con Quagsire. Allora partiamo con Vincenzino. Al massimo switchiamo in Rodolfo appena mi va KO Vincenzino. Sei un'allenatrice adorabile e tosta allo stesso tempo. Oh oh oh. Io sono Babbo Natale. Perché non mi mostri cosa hai imparato? Va bene, Babbo Natale. Vabbè, Vincenzino ormai... Stavo a dire, Vincenzino ormai è segnato. E invece entra in azione. Il suo amore per me si è curato dal veleno. È giunto il suo momento, signori. Torquato time. Piazzami la rete vischiosa. Rallentami tutti i loro Pokémon.
Però è mezzo terra, non gli farò un cazzo di niente. Torquato Pog. Ah, Torquato. È stato bravo. Però è finita male. Mi sa che sta per finire malissimo questo tentativo di Lega Pokémon. Nel senso che non posso curarmi i Pokémon durante le battaglie, no? Ovviamente c'ha la Sasho Vigore. Ma Vigore. Ero io. Chiedo venia, chiedo venia. Ma io c'avevo ancora il repellente. No, 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 non darmelo, non darmelo, non darmelo. Corrado mi ha raccontato quello che hai fatto ad Arnipoli. Sei riuscito a riaccendere una fiamma nel suo cuore. È chiaro che non stessi più nella pelle l'idea di vederti lottare. Ed ecco perché ti aprirò il culo. Piperel ha un compito: danza spada e poi sweep di cascata. Non è vero. Il mio piano è andato a puttane. Brava Teresa che evita con acciaio. Rapida giù. Ciao Steelix. Steelix potrebbe essere problematico. Soprattutto se missiamo calcio in volo, stavo per dire. Ed è successo. Deve pensarci Vincenzino. Poi chi gli manca come Pokémon? A Drifblim e Infernape. Sono fottuto. Perché usi staffetta? Vabbè che a me sta bene uguale, eh. Però staffetta... Non hai neanche modificato le stats. Tanto mo ci muoio. Un altro tono pugno. A meno che non resista perché mi ama. Ugo, stai facendo la più bella figura della tua vita. Ora tirami anche un brutto colpo perché mi ami. No. Ha rollato. Sì. Che culo. Che culo. Ah. L'amore. Però posso dire una cosa, cioè... Ma potresti non mancare due volte di fila... La mossa, grazie, eh. Ho la precisione così bassa. Ah no, ho usato minimizzato. Allora sì, ciao ne Ugo. Che vi rimangono Torquato e Vincenzino. Sto messo malissimo. Torquato è il tuo momento, ultimo canto e si resiste. Dai Vincenzino, devi soltanto reggermi un attacco. In realtà neanche. Puoi anche non ittare né niente, chi se ne frega. Tanto credo che cali adesso, eh sì. Molto utile il minimizzato. E signori, anche Vulcano è andato. Il problema sarà Camilla. Camilla mi aprirà il culissimo. Straordinario, tutti i Pokémon siete formidabili, grazie. Sapete cos'è formidabile? Letteralmente il potere dell'amicizia è formidabile. E sapete che qua mi parte davvero... Torquato? Perché almeno li piazzo giù la roba vischiosa così sono lenti. E poi posso provare... A pestare di Forbice X. Devo dire che giungendo fin qui ci ha mostrato la tua eccezionale bravura. Si dice che io sia il più forte di Super 4. Per dimostrare di essere all'altezza di questa fama, dovrò lottare al meglio delle mie capacità. Vedremo con Camilla come andranno le cose. Intanto abbiamo Luciano da affrontare. Set al riflesso, mosse fisiche. Va bene, rallentiamo. Secondo psichico di fila, ciao ne Torquato. Che resiste per fare bella figura. Che cosa ridicola. Che cosa ridicola. Non, cioè va bene una volta di tanto. Ma così capita davvero troppo spesso. Ti prego non attaccare di nuovo. Resisti perché mi ami. Che merda. Che merda, cazzo. Che merda. Ora l'attacco per tre. Potrei, cioè non dico che potrei swippare. Ma potrei swippare con Bibarel a uno di vita. No, a me diciamo bastardo. Rip Crobat. Resisti perché mi ami? Luciano è andato. Ho esagerato io a voler cercare il più 6 di attacco. Questo non lo metto in dubbio. Ma allora? Ma che palle. Allora, tutto il culo che abbiamo avuto fino ad ora si è accumulato come sfiga qui. Niente, finisce male. Dobbiamo rifare la battaglia, ragazzi. Speravo resistesse. E niente, è finita. È finita qua. Dovrò un attimo risistemarmi la squadra e tornare più avanti. Non c'è nulla di sbagliato secondo voi con il gioco? Non vorrei dirlo, ma Guadalupe sta fluttuando. Guadalupe flut... Non so perché. Ho aperto il gioco e stava fluttuando. Perché lo fa? Perché sta cosa? Perché? Vabbè. Ah, è vero, avanzi gli Amunchlax nei sotterranei. C'avete ragione, questo lo possiamo fare. Sì, ma non ci avevo pensato al fatto che fosse nei sotterranei.
Lo pensavo soltanto con gli alberi. Io devo ancora tararmi sul fatto che i sotterranei funzionino in questo modo. Pokeball su Munchlax. Tranquilli, proprio. Uno, due, tre. Spacic. Invia i box. Non aveva avanzi. In diamante perla Munchlax ce l'aveva al 100%. Comunque... No, come esplosione! No, vabbè, che meme. Che meme, cazzo. Che meme. 12 anni per trovarlo, usa metronomo, esplosione. Vaffanculo, Munchlax. Ti prego, dimmi che avevi avanzi. Ok. A posto, sistemato. Tutti a casa, grazie Luppo Luna, hai fatto del tuo meglio. E comunque, dopo una serie di Munchlax bastardi, i miei Pokémon hanno il seguente moveset. Crobat con Veleno Shock, Nero Pulsar, Tossina e Air Slash che metteremo al posto di Aerasoio. Penso sia Terelama. Poi abbiamo Medicham con Gelo Pugno, Assorbipugno, Cazzata Zen e Calcio in Volo. Torterra con Parassi Seme, Maledizione, Mazzolegno e Terremoto. E infine... Golem con sdoppiatore vitale, terremoto, lucidatura e Torquato con Forbici X, accelerazione, ultimo canto e rete vischiosa. Più Bibarel con cascata, botte in testa, danza spada, sgranocchio. Questi qua sono i miei 6 Pokémon. E invece no, perché ho tentato di battere la Lega non una, bensì due volte e in entrambi i casi è finita rovinosamente. La prima stompato dallo Spiritum di Camilla, la seconda semplicemente arato da Luciano. Il che purtroppo mi ha costretto a prendere una scelta assai dolorosa. Dire addio a Rodolfo il Bibarel. Sono indeciso... se portarmi alla Lega come sesto Pokémon Girafarig oppure Tentacruel. Perché sono entrambi ottimi Pokémon. Il motivo per cui sto aggiungendo uno di questi due Pokémon è che ne voglio uno in grado di imparare una mossa folletto. Però allo stesso tempo mi rendo conto che per quello che dobbiamo fare forse conviene Girafarig. Che mosse ha Tentacruel? Allora andiamo a vedere un attimo. Idropompa, Sludge Wave... che non ricordo cosa sia in italiano, rispettivamente al 52 e al 58. Non possiamo dargli le fiele punte, perché non sono un MT, un MN, quindi sicuramente gli dovremmo dare Magibrillio e qualcos'altro. Paradossalmente Tentacruel potrebbe essere meglio. Soltanto per il moveset. Certo non sarà il migliore dei Pokémon a disposizione, ma quasi quasi vado col Tentacruel. Proviamo ad allenarlo un pochettino nei sotterranei, sperando di portarlo almeno al 54. Sono 9 livelli, poi gli diamo 6 caramelle rare e vaffanculo. Signori, credo di aver sistemato abbastanza semi quasi decentemente la squadra. Ora non ci resta che uscire da questo cazzo di centro commerciale di Rupepoli, volare nuovamente alla Lega Pokémon e sperare di riuscire questa volta a buttarla giù grazie alla nuova aggiunta. Io non posso fare altro che incrociare le dita, purtroppo. Trapinus è terremoto, Teresa lo regge perché è un cazzo di tank, mentre il nostro terremoto gli abbatte il Drapion. Bene. Big Bops. E ciao Nippodon. E giù anche il secondo. Chiudiamo con un'altra cozzata Zen. Ok. Carlo si prende un bel po' di vita. E che culo. È finita la distorto zona e quindi con un assorbipugno la finiamo. Era quello in cui speravo, la fine della distorto zona. Fatto anche sto stronzo. E torniamo finalmente da Cinzia, pardon. Da Camilla. Tutto bene? In realtà no, Camilla, mi sono proprio cagato il cazzo di fare avanti e indietro la Lega Pokémon. Voi i tuoi Pokémon avete superato insieme ogni sfida che si è presentata. Per difficile che fosse. Significa che siete riusciti a superare tutte le vostre debolezze. In qualità di campionessa della Lega Pokémon, io, Camilla la stronza, accetto la tua sfida. Signori, TRL Gem, Citrus Berry, Citrus Berry, bastarda, quindi di fatto non gli ho fatto niente. Resisti a Torina perché mi ami? Non è successo. Proveniamoli la vita per dopo. Si curerà? La domanda. Sì, si cura. Quindi ho perso due Pokémon per niente. Almeno Spiritomb è caduto. Moto Carrose Raid, che rimane impigliata nella Vischio Sbunra. 3 contro 5. La vedo malissimo. Cazzo. Stronzo, non hai dei... Ha tentennato. Ciao le Rose Raid. 3v4. Melodic ha Ice Beam. E Recover. L'unico modo per infastidirla è questo. Mi rimangono vivi soltanto
Vincenzino e Carlo Mazzolegno. Che sfiga però. È però una certa. Bravo, che però uno di vita. È vero, è vero, è vero, la tossina. Non... Oh mio Dio, ero già convinto che fosse entrata la tossina, va bene. Mo Gastrodon. Gastrodon pure rallentato, Mazzolegno. E poi siamo soltanto io, Vincenzino, Carlo, Lucario e Garchomp. Lucario che le può prendere tranquillamente da terremoto, sperando che sia diventato più lento a causa della Vischiosburra, che devo smettere di chiamare così, ma non ce la posso fare, no. Più veloce lui congiura. Si boosta attacco e difesa? No, solo l'attacco speciale. Oh. Cinzia, che mossa pepegotta che hai fatto. Posso dirtelo? Non ricordo l'ultima volta che qualcuno mi ha messo all'angolo in questo modo. Sono entrambe poco efficaci, vero? Vado di Mazzolegno e rischiamola. Reggimi sto tragartigli. Vincenzino, cazzo, con 4 di vita! Menalo! Vincenzino! È morto Vincenzino! Ma ce l'ha fatta! Davvero la difesa fisica così sbriciolabile? Il Garchomp di Camilla? Sembra strano che sia così sbriciolabile. Fino a pochi minuti fa eri solo una valida sfidante. E ora, invece, sei l'allenatrice più forte. Sei la nostra nuova campionessa. Spammone di tierless HD in chat. Voglio vedere la chat piena di uova, cazzo. Su, prendi l'ascensore. E vai a fare in culo. Cinzia! Tornerò a simpare per te alla fine di questo gameplay. Ma ora devo soltanto esultare sul tuo cadavere. E un applauso a Ettorina, il Pokémon più utile di tutti. Vincenzino, lo starter, colui che ha clacciato di brutto il finale. Carlo, il Pokémon preparato per counterare Garchomp, ma di cui non abbiamo avuto bisogno. Teresa, che è con noi soltanto perché è pelato. Ugo, best boy, Ugo, best boy. E infine il Torquato, la cui Vischiosburra ha risolto tante di quelle cose. Mamma mia. E siamo campioni della Lega Pokémon. Pipo Pokémon.